Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Questa ventesima domenica del tempo ordinario, carissimi fratelli e sorelle, prosegue ancora la lettura del sesto capitolo, lunghissimo sesto capitolo del Vangelo di San Giovanni, il discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao sul pane vivo disceso dal cielo. Oggi Gesù aggiunge alle già molte cose che ci ha insegnato nelle due domeniche precedenti alcuni aspetti molto importanti, dicendoci in termini perentori, tassativi: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, capite che questo è il chiaro riferimento all'Eucaristia, e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Quindi questo si tratta di un periodo ipotetico costruito proprio in termini di necessità, cioè se tu non ti nutri dell'Eucaristia, la vita nella tua anima non c'è. San Tommaso d'Aquino parafrasava questa affermazione di Gesù dicendo queste cose: chi non si nutre dell'Eucaristia è impossibile che mantenga la sua anima in grazia. Sicuramente, anche se non è pienamente consapevole, la sua anima è macchiata di qualche peccato grave che lo priva dell'amicizia con Dio. Voi sapete, non c'è bisogno che vi ricordi il catechismo, che proprio per questo motivo, prima di accostarsi alla comunione, occorre bene esaminare la nostra coscienza e eventualmente, assai spesso, premettere alla comunione la confessione sacramentale, chiamando bene i nostri peccati per nome sulla base del decalogo, perché questo sacramento possa essere vita per l'anima, perché se noi lo dovessimo ricevere non in grazia, quindi con qualche peccato grave, dicevano i padri della Chiesa, da farmaco dell'immortalità si trasforma in veleno, non fa nessun bene. Quindi da un lato noi dobbiamo ricordare che senza l'Eucaristia non possiamo vivere, dall'altro dobbiamo ricordare che perché l'Eucaristia ci trasmette la vita, la nostra anima deve essere riconciliata con Dio. Il sacramento della confessione e il sacramento dell'Eucaristia sono legati l'uno all'altro, sono quelli che dobbiamo imparare a celebrare meglio. Ora, in questa prima omelia, però, io voglio approfondire con voi una pagina stupenda di San Paolo, la seconda lettura, che ha una grande relazione con il Vangelo. Voi vedete, molte volte i nostri contemporanei sono lontani dai sacramenti, la messa, la comunione, la confessione. Sapete, dicendo una cosa: io non c'ho tempo. Io non ho tempo, o io non ci voglio avere tempo, capite? Perché tutti quanti abbiamo una giornata di 24 ore e tutti quanti abbiamo tante cose da fare, solo che bisogna vedere che cosa faccio nelle 24 ore e fare un esame di coscienza su questo. Guardate, io rileggo alcuni passaggi della lettera di San Paolo che sono bellissimi. Dice: fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere. Sentite proprio l'esortazione, no? Fai attenzione, molta attenzione, a come stai vivendo, a come stai spendendo la tua vita. Noi ci dobbiamo pensare, figlioli miei cari, perché nessuno può pensare al posto mio di come sto spendendo la mia vita, se la sto spendendo bene o male, se sto sprecando la vita, se sto buttando il tempo. Prosegue San Paolo: comportandovi non da stolti, ma da saggi. Stolto è una persona, il termine stesso, sciocco. Cioè, stolto, veramente etimologicamente, è una persona che non fa funzionare bene il cervello, perché non pondera bene le cose, agisce d'impulso, si lascia trascinare dall'onda, dagli istinti, da quello che gli frulla per la testa. Allora dice: comportando che non da stolti, ma da saggi, e dice testualmente: facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Che uso del tempo io faccio? Capite? Allora, il tempo impiegato per Dio, non soltanto per adempiere un rito, io sono contento di questa messa oggi, no? Capite? Però c'è modo e modo, sicuramente non riguarda voi, sto dicendo queste cose tanto per ragionare e riflettere con voi, no? C'è modo e modo anche di stare a messa. Uno può andare a messa come se dovesse pagare una tassa, dice: andiamo a messa, o può andare a messa volentieri. Quindi, vivendo questo tempo, un momento di intensa preghiera, di ascolto della parola, di ascolto delle sostituzioni del sacerdote, di unione al sacrificio di Gesù che tra poco si offre, di preghiera personale. Ci sono dei momenti di silenzio durante la Santa Messa, no? Che non sono fatti tanto per perdere tempo, ma
ma sono per dare la possibilità a ciascuno di parlare personalmente con Gesù, protraendo un pochino il tempo di preghiera anche dopo la Santa Messa. Capite? Ci sono modi e modi, no? Allora, che uso del tempo faccio? Se io, capite, non ci penso mai alla mia anima a conoscere meglio il Signore, la vita va avanti, capite? Noi abbiamo un orologio che va continuamente in avanti. Cioè, rispetto a quando ho cominciato a parlare 5 minuti fa, la nostra vita è andata 5 minuti più avanti, non torna indietro, capite? Noi ci siamo, non fate brutti gesti, però dobbiamo pensare, cioè, ci siamo avvicinati, dici, siamo a 5 minuti in meno da vivere. Siamo 5 minuti più vicini alla morte. Tutti. Quello che io non ho fatto prima, non lo posso fare più, capite? Allora, io vi dico, sacerdoti, guardate, sapete che i sacerdoti, per esempio, vedono tante persone, pure immaginate una persona arriva a 80, 85 anni e si rende conto che ha buttato la vita, l'ha sprecata, idratata così inutile. E che ci fai a 80, 85 anni? Cioè, la vita è passata, capite? Allora, quale peccato ha fatto questo? È stato stolto, è stato sconsiderato. Fate attenzione, vedete, San Paolo proseguo dicendo: non siate perciò sconsiderati. Lo sconsiderato è una persona che agisce senza riflettere. Noi non possiamo vivere in questo modo, capite? Non possiamo, non posso non pensare, ma un giorno la vita finirà. Che ci sta dopo la vita? Ma ci credo veramente che esiste Dio? Ci credo veramente che esiste Dio? Che esiste un'altra vita dopo la vita terrena, che l'altra vita può essere il paradiso, che l'altra vita può essere il purgatorio, un inferno, come insegna la Chiesa. Esiste pure un inferno, purtroppo, eh. Io non ci posso non pensare mai a queste cose. Se non ci penso, sono uno sconsiderato, cioè una persona che vive maledetto. Noi ci abbiamo, domani farò un'altra omelia, perché cose simili le riprende la prima lettura. Noi abbiamo l'intelletto che ci ha dato il nostro Signore, quell'intelletto dobbiamo farlo funzionare bene, per pensare soprattutto alle cose più importanti della vita, non soltanto a tante magari sciocchezze che ci prendono, ci disturbano, no? Non siate sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. La più grande attività intellettuale che possiamo fare, chiederci: ma come sto vivendo io oggi? È come Dio vorrebbe che io vivessi. Voi sapete che noi, la nostra anima, il Signore ce l'ha donata, ce l'ha data in amministrazione, capite? Noi siamo sulla terra per compiere delle opere buone, per compiere una missione che il Signore ci ha dato. I sei mi hanno chiesto: ma io sto facendo la volontà del Signore nella mia vita? Come la sto spendendo? Serenamente, senza farsi, capite? Questa è la domanda delle domande. Lo sto facendo sempre da testa mia, sto facendo tutto quello che mi pare, magari compiono un sacco di guai, sto perdendo un sacco di tempo, non sto pensando alle cose più importanti, sto perdendo un sacco di tempo in cose futili e non trovando mai il tempo per le cose più importanti, anche la famiglia, per esempio, eh? Quante persone dicono: non arrivo, tanti papà di famiglia, io sto poco con i figli perché non ho tempo. No, ricordate sempre una cosa, questa è una legge, eh? Per le cose che vi sono a cuore, che ci sono a cuore, ci metto pure io, il tempo si trova sempre. Se una cosa ti sta veramente a cuore, anche al rischio di non dormire la notte, ma quando tu non trovi il tempo per una cosa, è perché quella cosa non ti sta a cuore, non è importante per te. Allora San Paolo conclude dicendone una che sicuramente non vi riguarda: non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé, quindi non solo fa diventare sconsiderati, ma fa anche, insomma, diventare abbrutiti, che non sembri più neanche un uomo. Dice: siate invece di colpi dello spirito, tempo ben speso. Com'è il tempo ben speso? Intrattenendovi fra voi con salmi, salmo responsoriale che abbiamo letto, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con il cuore e rendendo continuamente per ogni cosa grazie a Dio. Proviamo il tempo. Abbiamo mai fatto, per esempio, in vita nostra un salmo di lode? Oppure anche a parole nostre, siamo messi davanti al Signore a dire: grazie Signore per la vita che mi hai donato, grazie per la famiglia che mi hai donato, grazie per le cose belle che mi hai donato, grazie perché, che ne so, nel mio paese ancora c'è un parroco. Sapete in quanti paesi non ci sta più? In bomba, anche più grandi di questi, il parroco non c'è più, bello o brutto che sia, che ne so, o per le altre cose belle che il Signore ti ha donato. L'abbiamo mai fatto in vita nostra? Tra poco io dirò, durante il prefazio, dopo l'offertorio, è veramente cosa buona e giusta
ricordate, no? Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Ma io mi sono preso un po' di tempo qualche volta per dire al Signore grazie, e mettendoci qualcosa sotto questo grazie, capite? Buon uso del tempo. Ecco, sono tutte piccole suggestioni che io vorrei adesso lasciarle così, chiudere questo meriere perché possa risuonare dentro il nostro cuore. Noi abbiamo una vita sola, non ce ne saranno altri. E in questa vita ci decidiamo, uno, la qualità della nostra vita terrena, perché da come usi il tempo cambia di molto la qualità della tua vita, ma secondo, anche la qualità della vita ultraterrena, perché quello che possiamo fare sulla terra non lo potremo fare mai più. E quindi è proprio di persone intelligenti, diciamo, oltre che di buoni cristiani, prendere sul serio queste cose, non essere sconsiderati, ponderare bene le nostre scelte, imparare a usare bene il nostro tempo, dedicare tempo alla conoscenza del Signore, alla preghiera, alla formazione anche della nostra vita interiore, della nostra vita cristiana. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere sempre accorti, saggi come ne desidera, e a spendere bene le nostre vite nella coscienza che Dio ce le ha donato, un giorno ce ne chiederà conto, e da come usiamo la vita terrena dipende larga parte anche della nostra sorte ultraterrena nella vita eterna. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.